Buonasera telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati in diretta dai nostri studi di Via Dante 4 a Milano per un nuovo appuntamento di Agora Fiscale, la rubrica che Le Fonti dedica all'approfondimento delle novità in materia fiscale. Come sappiamo bene, in questo periodo ce ne sono tante. Oggi in particolar modo parleremo del nuovo Patent Box che è stato inserito nel decreto fiscale. Lo faremo in compagnia di uno degli esponenti dell'AFI, Associazione Fiscalisti d'Impresa, con cui già da mesi abbiamo intrapreso questo cammino di spiegazione e di analisi delle novità fiscali. Oggi in particolar modo do il benvenuto a Giuliano Donatiello, Group Tax Director di Bracco. Ben trovato Donatiello. E buonasera a tutti, grazie dell'invito a nome dell'AFI. Sono contento, insomma, di poter esprimere queste riflessioni, anche se anticipo, diciamo velocemente, non sono ancora riflessioni a freddo, essendo il DL chiaramente espressione di poche righe, non ci sono ancora i decreti attuativi, quindi sarà proprio un pourparlers sulle prime impressioni che abbiamo avuto come, diciamo, contribuenti. Ecco Donatiello, in base proprio a queste poche righe che sono contenute nel DL, cosa è previsto che cambi? Sì, l'articolo 6 del DL 146 del 2021, anche se rubricato come semplificazione, quindi insomma sembrerebbe quasi auspicare, diciamo, un semplice cambiamento formale, di fatto è molto, diciamo, incisiva sulla vecchia normativa Patent Box, in quanto cambia totalmente il meccanismo di determinazione del calcolo del Patent Box stesso, legato ora nella previsione del DL ai costi di ricerca e sviluppo, mentre il vecchio Patent Box, quello disciplinato dalla legge di stabilità del 2015, gli articoli l'articolo 1 dal comma 3745 della 190-2014, prevedevano invece un calcolo legato al profitto e in particolare agli extra profitti connessi agli intangibili. Quindi un cambio radicale, diciamo, del metodo di calcolo, che in qualche modo vedremo poi nel seguito della nostra chiacchierata, va ad incidere profondamente anche sui destinatari del Patent Box stesso, in quanto cambiando le metodologie di calcolo verranno a cambiare anche i destinatari diciamo, Ecco, del. la interrompo subito proprio perché parliamo quindi dei destinatari. C'è qualcuno che si avvantaggia di questi cambiamenti e qualcun altro che invece appunto cambiando i destinatari invece chiaramente ci perde. Nello specifico di chi parliamo? Sì, allora chiaramente le imprese sono sempre i soggetti beneficiari del Patent Box e in qualche modo è sempre il legame con gli intangibili che determina il beneficio. Quindi i destinatari formalmente sono gli stessi, cioè le imprese che detengono Patent Box. Però con l'articolo 6, introducendo un legame con i costi di sviluppo di questi intangibili, chiaramente determina uno spostamento dei possibili beneficiari nelle imprese che devono sviluppare in qualche modo degli intangibili. Quindi, diciamo, imprese che in qualche modo non hanno ancora degli intangibili e che quindi intendono svilupparli. In quanto il legame con i costi, chiaramente, per le imprese che invece detengono degli intangibili maturi, che quindi hanno sostenuto costi negli anni passati, determina uno spostamento, diciamo, del vantaggio delle imprese che in qualche modo devono sviluppare questi intangibili e quindi devono sostenere dei costi per ottenerli, degli svantaggi nei confronti di quelle imprese che invece avevano già degli intangibili sviluppati, e quindi in qualche modo, avendo un legame invece con i profitti, la vecchia normativa, ottenevano una detassazione importante di questi profitti, che ora andrebbero in qualche modo ad essere limitati, in quanto i costi di gestione di un intangibile maturo sono chiaramente inferiori a quelli di sviluppo. Quindi abbiamo proprio uno spostamento, diciamo, dei soggetti che possono in qualche modo beneficiare, anche se poi vi anticipo la perplessità e il dubbio più grande sta proprio nel fatto che, essendo, diciamo, dei costi alternativi a quelli di ricerca e sviluppo, che attualmente sono agevolati e dal 2021 e 2022 sono agevolati anche con una percentuale importante dei costi, parliamo del 20% sotto forma di credito d'imposta, questa alternatività lascia in effetti molto perplessi su chi effettivamente si andrà a beneficiare poi nella realtà di questa nuova forma
di agevolazione del patent box rispetto, insomma, a prima che invece c'era un legame con i profitti, con i redditi connessi agli intangibili e non vi era alcuna, diciamo, nessuna preclusione rispetto ai costi di R&D che potevano essere comunque ottenuti sotto forma di beneficio. Quindi già questa, diciamo, previsione in cui i costi patent box non possono poi essere ottenuti anche sotto forma di agevolazione credito R&D, chiaramente lascia molto perplessi. Se vuoi poi ci esercitiamo con qualche piccolo numero proprio per far comprendere alla fine che l'effettivo vantaggio potrebbe essere veramente molto risicato. Sì, questo è un esercizio sicuramente interessante, quindi lo possiamo fare senza neanche aspettare immediatamente. Magari aggiungendoci anche altre perplessità, perché insomma l'umore delle imprese mi sembra abbastanza chiaro, anche manifestato attraverso Confindustria. Quello so che non è l'unico punto che vi lascia perplessi su una possibile modifica del patent box. Allora, facciamo allora un esercizio Facciamo velocissimo. Vabbè. l'esercizio. Allora, se per esempio consideriamo 100 euro di costo, con 100 euro di costi in ricerca e sviluppo di un intangibile, se pensiamo alla vecchia normativa, questi 100 euro di costi si poteva ottenere nel 2021 una deduzione sicuramente dall'IRES ordinaria, quindi un 24 euro di deduzione dall'IRES, più un 20 di credito d'imposta. Sotto forma quindi di credito d'imposta che si andavano ad assommare ai 24 di risparmio d'imposta da IRES. Quindi avevamo un beneficio totale, grosso modo, lasciando perdere le altre complicazioni, IRAP, eccetera, ma giusto per fare un confronto immediato, di 44, 20 a titolo di credito d'imposta risparmiato e 24 a titolo di risparmio di IRES sul costo di 100. Se consideriamo il meccanismo della super deduzione patent box, il 100 di costi in qualche modo andrebbero aumentati di 90, perché c'è una, diciamo, una super deduzione del 90%. Quindi avremo una base di partenza di 190 che corrisponde al risparmio IRES di 45,6. Quindi se confrontiamo, diciamo, le due basi, vediamo che con la vecchia normativa avremo un risparmio di 44 totale, con la nuova un 45,6, però non abbiamo più il patent box, che in qualche modo invece vecchio patent box che agevolava i redditi, diciamo, derivanti dallo sfruttamento degli intangibili. Quindi, insomma, così mal contati, manca qualcosa. Quindi alla fine è chiaro che, ripeto, bisognerà vedere i decreti attuativi perché bisognerà capire bene quali siano le basi effettive di confronto, perché giustamente potrebbero essere determinate in maniera differente poi diciamo i vantaggi reali. Però così, mal contati da un confronto immediato, cioè, ci si rende conto che effettivamente c'è qualche problema, insomma, nella quantificazione del beneficio. Consideriamo anche un ulteriore aspetto che sia i benefici dei crediti d'imposta 21-21, 20-21 e 20-22 sono già stati stanziati in bilancio da parte dello Stato, quindi erano crediti che in qualche modo erano già stati previsti per le imprese. Quindi il fatto che invece possano essere in qualche modo sostituiti dal nuovo patent box, ripeto, lascia un po' tutti perplessi. Altre zone grigie, dicevamo prima, sicuramente questo non è l'unico ambito di perplessità per le imprese, soprattutto quelle che hanno degli intangibili che abbiamo definito più maturi, quindi già sviluppati. Cosa vi preoccupa in particolare? No, sicuramente per le imprese che hanno degli intangibili maturi ci sarà una perdita netta, diciamo, di benefici, perché chi ha intangibili maturi i costi li ha sostenuti negli anni passati. Quindi non essendo più legato ai redditi il nuovo patent box, ma ai costi, chiaramente c'è una perdita secca per chi ha intangibili maturi che normalmente sono, diciamo, ci sono dei costi di manutenzione degli stessi. Ma sono costi limitati, quindi alla fine per chi ha questi tipi di intangibili sicuramente ci sarà in qualche modo una penalizzazione forte. Quindi ripeto, bisognerà ancora attendere, diciamo, nuovi decreti per capire quale possa essere poi la base di costo su cui andare a calcolare il nuovo beneficio. Però così, diciamo, leggendo un po' dalle prime impressioni, insomma, potrebbe esserci dei soggetti veramente molto svantaggiati.
rispetto, diciamo, ai beneficiari, per cui era stata poi, tra l'altro, pensata nel 2014 questa norma, perché in qualche modo bisogna anche fare un piccolo, diciamo, excursus storico insomma, e comprendere le ragioni per cui si era introdotta nel 2014 una norma sul patent box in Italia. In effetti, chi si voleva in qualche modo premiare erano i soggetti che riuscivano a realizzare extra profitti grazie agli intangibili. E per evitare che questi intangibili fossero in qualche modo localizzati in paesi in cui la tassazione è più mite, si è introdotta in Italia questa normativa. Quindi era una normativa volta un po' a evitare che soggetti che avessero, diciamo, dei profitti elevati connessi a intangibili maturi portassero all'estero questi intangibili e un po' magari anche per attrarre nuovi investimenti in Italia, perché no, far rientrare chi li aveva già in qualche modo delocalizzati questi intangibili e attrarre magari anche qualche investimento in Italia. Chiaramente to cambiando totalmente il meccanismo di determinazione del beneficio, insomma, bisognerà rifare un po' i conti. Ecco, questo sicuramente sì, e cercare di capire se in qualche modo e per chi sarà vantaggioso. Continuiamo a parlare di investimenti perché una delle lamentele mosse all'Italia spesso, devo dire, quando si parla di normative è proprio la mancanza di una stabilità che permette agli investitori, tanto italiani quanto esteri, di decidere appunto di allocare le loro risorse in Italia. E questo perché? Perché gli investimenti si fanno con una prospettiva diciamo tarata sul decennio, invece le normative italiane molto spesso cambiano prima ed è anche il caso del patent box. Ribadito più volte, una normativa 2014 e quindi a 7 anni sta cambiando. Le chiedo perché sta cambiando? Da vostra esperienza, anche da quelli che sono i dati ufficiali che chiaramente voi leggete, sono sotto mano, è stato fallimentare come esperimento? Quali sono i motivi che possono portare a un cambiamento appunto prima di arrivare almeno ai 10 anni di stabilità normativa richiesta dagli investitori? Guarda, le do qualche dato, chiaramente sono dati ufficiali e riferiti ai primi anni di applicazione, però secondo me danno in qualche modo già il quadro del successo che questa norma aveva avuto, insomma, negli anni passati. Innanzitutto, se guardiamo al triennio 2017-2020, abbiamo un incremento dell'11% dei brevetti registrati. Quindi già questo dato, insomma, fa comprendere come le imprese italiane si siano in qualche modo guardate all'interno, al loro interno, per cercare di capire che se avessero dei brevetti o comunque altri intangibili agevolabili, lo hanno fatto e in qualche modo hanno cercato anche di tutelarli, perché questo incremento che si è realizzato dell'11,5% in un triennio non è, insomma, un qualcosa che è possibile riscontrare in altri paesi. Poi, per quanto riguarda l'effettivo beneficio, c'è stato un primo comunicato sui dati del 2017 del MEF, che è un comunicato del gennaio 2020, in cui sono stati comunicati benefici in termini di IRES ottenuti dal complesso delle imprese per circa 2,9 miliardi di euro. E il totale delle istanze presentate sono state circa 1.200, quindi insomma un numero considerevole. Nel comunicato stampa del MEF del marzo 2021, sui dati 2018, il dato si è addirittura raddoppiato. Si parla di 4,5 miliardi di beneficio e circa 1.700 nuove istanze presentate. Quindi ritengo che siano numeri di tutto rispetto e che in qualche modo, oltre ai benefici, diciamo, diretti che hanno ottenuto le imprese in termini di risparmi di imposte veramente rilevanti, l'altro aspetto fondamentale che in qualche modo va evidenziato è proprio quell'aumento che c'è stato nella consapevolezza delle imprese di voler sviluppare intangibili, perché le imprese che in qualche modo riescono a realizzare extra profitti e quindi non imprese, diciamo, routinarie, imprese che in qualche modo hanno un reddito routinario, sono proprio quelle imprese che hanno più intangibili, brevetti, know-how, marchi. Quindi in qualche modo promuovere questa, diciamo, questa conoscenza, promuovere questi tipi di studi,
ha portato sicuramente dei vantaggi anche indiretti nell'ambito delle piccole e medie imprese che in qualche modo sono state costrette, diciamo, dal punto di vista proprio per ottenere questi benefici, a guardarsi al loro interno e cercare di sviluppare degli intangibili per in qualche modo ottenere questi benefici. Quindi ritengo che i benefici in qualche modo della vecchia normativa siano stati in qualche modo abbastanza evidenti, siano stati elevati. Sul discorso di chi in qualche modo abbia un po' voluto cambiare le carte in gioco, cioè, su questo onestamente è molto, molto difficile dirlo, però se si legge l'annual report, ad esempio, della Commissione europea del 2021, in questo documento, in diversi passaggi, si vede un po' l'insofferenza della Commissione europea per i paesi che avevano adottato forme di patent box e incentivavano invece forme, diciamo, di agevolazione legate ai costi. Quindi magari un po' c'è stata la spinta della Commissione europea. Un'altra spinta forse può essere arrivata non so, da altre, diciamo, rappresentanze che in qualche modo erano state penalizzate, da altre imprese che erano state penalizzate dal vecchio sistema, perché ricordiamo nel 2014 il patent box agevolava i marchi come brand delle case di moda, però per un periodo limitato. Quindi dal 2020, insomma, un periodo che è stata eliminata la possibilità di agevolare i marchi, cosa che invece, unico aspetto forse positivo di questa nuova, positivo in maniera palese, che subito si palesa di questo nuovo patent box, i marchi vengono di nuovo introdotti come forme agevolabili, quindi i costi legati ai marchi sono ancora una volta, diciamo, agevolabili. Quindi c'è stata magari anche qualche pressione da quel mondo, oppure ancora è la complicazione, perché è vero che in qualche modo il patent box, così nella vecchia maniera, era, diciamo, sicuramente uno strumento interessante, però oggettivamente ci sono stati diversi problemi nella gestione. Tanto che nella prima formulazione era richiesto un accordo obbligatorio con l'Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti che volevano accedere a questa procedura, e ripeto, aveva in qualche modo ingolfato un po' l'attività dell'Agenzia delle Entrate, perché erano arrivate moltissime istanze e la metodologia di determinazione, abbastanza complessa, sicuramente non aveva agevolato le procedure, tanto che nel 2019 è stata poi introdotta con il DL 34 del 2019 la possibilità di autoliquidare il patent box da parte delle imprese proprio per superare questo impasse. Quindi, insomma, c'erano probabilmente diverse forze che hanno agito e che in qualche modo hanno fatto determinare questa scelta di cambiamento, anche se, ripeto, probabilmente ha funzionato bene, tanto che ad esempio la Svizzera, che è uno dei paesi maggiormente concorrenti a livello fiscale con l'Italia, dal 2020 si è dotata di una norma sul patent box molto simile a quella che era la norma del patent box del 2015 italiana, quindi alla fine in qualche modo probabilmente stava funzionando talmente bene in Italia che in qualche modo hanno ritenuto di doverla, tra virgolette, copiare, insomma. In Svizzera rimarrà? Penso proprio di sì. L'hanno introdotta nel 2020, quindi credo proprio di sì. Eventualmente, diciamo, non ci saranno le stesse influenze che forse sono state presenti in Italia. Proviamo a soffermarci in particolar modo su uno degli aspetti che ha toccato, che è quello dei marchi, anche perché chiaramente appunto non si può che essere felici del fatto che anche produttori di marchi, di brand, tornino ad agevolare di una normativa. Le chiedo però di fare un ulteriore esercizio, un po' come quello fatto prima. Dal suo punto di vista, ci sarebbe stato un modo per agevolare, tornare ad agevolare giustamente marchi senza però magari creare una penalizzazione ai brevetti maturi? Il problema cioè, i marchi in qualche modo erano stati già attaccati dalla Commissione europea perché sono ritenuti come, diciamo, degli IP di secondo livello, no?
cioè un po' degli intellectual property impuri, perché solo frutto, mi passi il termine solo perché se mi sente qualche rappresentante delle nostre case di moda, di cui siamo molto fieri, magari si indispettisce. Però ecco, la visione per cui erano stati in qualche modo eliminati dall'agevolazione è che sono frutto solo della pubblicità, in qualche modo, quindi sono spinti a creare valore grazie, insomma, all'intervento pubblicitario, che anche, insomma, se vogliamo, anche quella è una forma d'arte, se viene espressa in modo intelligente, in modo appropriato. Però, diciamo, questo era stato il motivo per cui erano, diciamo, considerati degli intellectual property di secondo livello e per cui erano stati eliminati dall'agevolazione del patent box. Il fatto che siano ritornati, ripeto, è sicuramente un aspetto positivo, anche se dobbiamo ancora una volta, secondo me, aspettarci poi magari qualche possibile contestazione da parte sempre della Commissione europea, perché nel momento in cui abbiamo, sì, non andremo più diciamo, ad agevolare i compensi o i profitti legati a questi intangibili, ma in qualche modo agevoliamo i costi che saranno inevitabilmente legati ancora alla pubblicità e al marketing, quindi chiaramente potremmo forse avere ulteriori problemi. Però al di là di questi aspetti, che per il momento, insomma, cogliamo gli aspetti positivi, che sono quelli che, come giustamente ha ricordato lei, essendo un paese, l'Italia, insomma, ricco di imprese che lavorano nel luxury e che sviluppano marchi in tutto il mondo, insomma, è chiaro che poter agevolare agevolare i redditi legati a questi tipi di intangibili sicuramente è una nota positiva, anche perché, ecco, dal 2014 famoso, delle aziende che maggiormente erano in qualche modo, che avevano collocato degli intangibili all'estero, c'erano proprio le case di moda che in qualche modo avevano portato i marchi, insomma, come sappiamo tutti, in paesi diversi. Quindi il fatto che c'è questa agevolazione per le imprese della moda, ripeto, secondo me è sicuramente positivo. Però ritorno alla sua domanda, se era possibile in qualche modo cercare di salvare, insomma, entrambe le forme, cioè marchi maturi e marchi, diciamo, legati cioè, intangibili maturi e quelli in via di sviluppo, in cui ci sono tanti costi da agevolare. Probabilmente la forma più, la formula, senza volersi inventare nulla, anche perché lo dicevi tu, Maria, all'inizio della trasmissione, uno dei problemi grossi dell'Italia è questo cambio sempre delle agevolazioni, che in qualche modo disorienta il contribuente, perché gli investimenti, è vero, hanno, diciamo, un'ottica di medio-lungo periodo, quindi cambiamenti in corso d'opera delle norme agevolative è sicuramente un qualcosa che non è auspicabile e che comporta notevoli perplessità e danni al contribuente. Quindi, senza voler inventare nulla, probabilmente lasciare il vecchio patent box, che in qualche modo era già consolidato, e invece rendere di sistema il credito d'imposta così come disciplinato dalla legge di bilancio 2021, quindi con un aumento significativo del beneficio, perché dal 2021 avremo un 20% di beneficio a fronte del 12% che abbiamo calcolato per gli anni passati. Quindi, ecco, stabilizzare quel tipo di costi e non renderlo alternativo al patent box, secondo me, potrebbe essere una buona risposta per chi deve investire in sviluppo di IP. Perché attualmente la legge di bilancio 2021 prevede soltanto una copertura per il 2021 e il 2022. Quindi, chiaramente, sempre nell'ottica del lungo periodo, insomma, annunciare un ampliamento temporale di questa forma di beneficio può essere sicuramente, diciamo, attraente per chi debba decidere di fare degli investimenti importanti in sviluppo di IP. Chiaramente, perdonami, vorrei chiamarti un'ultima riflessione proprio in ottica di lungo periodo. Abbiamo ancora un paio di minuti, però abbiamo citato più volte l'importanza dell'ottica di lungo periodo, della stabilizzazione e chiaramente dell'importanza di attrarre gli investimenti. Mettendo un po' a fattor comune questi elementi, dal vostro punto di vista, quali sono le agevolazioni fiscali che andrebbero stabilizzate proprio per ottenere poi degli investimenti duraturi nel tempo? Certi, soprattutto un aumento degli stessi sia da parte delle aziende italiane che di quelle estere.
Sicuramente due ne abbiamo già ampiamente parlato, sono il patent box che in qualche modo sviluppa gli intangibili, la parte diciamo alta dello stato patrimoniale di un'impresa, cioè quindi le immobilizzazioni immateriali e il credito R&D è sicuramente una misura fondamentale perché dà in qualche modo la possibilità di innovare e di rendere delle aziende competitive sul mercato. E una terza misura che inserirei accanto a queste due, perché ritengo essere molto importante, perché sviluppa l'altra voce del bilancio, le immobilizzazioni materiali, che sono il piano Industria 4.0, poi diventata nel 2008 Impresa 4.0, che tende in qualche modo ad incentivare con superammortamenti e iperammortamenti diciamo, gli investimenti che poi vengono interconnessi nelle aziende e che acquisiscono nuovi macchinari, nuovi impianti. Queste sono, secondo me, le tre misure che andrebbero sicuramente stabilizzate e andrebbero garantite per un lungo periodo, perché, ripeto, hanno un impatto fondamentale proprio per l'arricchimento delle imprese, per l'arricchimento dei processi produttivi, per l'aumento della produttività, per in qualche modo far rendere competitive le nostre imprese sul mercato internazionale e, perché no, per attrarre anche in qualche modo investimenti esteri, in quanto l'insieme di queste tre misure, se in qualche modo sfruttate in maniera appropriata, comportano una diminuzione del tax rate effettivo rispetto al nominale veramente importante. Quindi ci possono essere delle diminuzioni, insomma, nella tassazione interessante che possono in qualche modo essere attrattive Per gli per tutte le imprese. investimenti, Sì. certamente, ed è proprio quello che ci auspichiamo avvenga. Grazie allora Giuliano Donatiello, Group Tax Director di Bracco, per essere stato con noi. Grazie chiaramente ad AFI per accompagnarci in questa lettura delle novità in materia fiscale. Grazie Donatiello, alla prossima. Okay, grazie a voi, buona serata. Grazie naturalmente anche ai telespettatori di Le Fonti TV e buona serata.